è stato condannato a 20 anni di carcere con il rito abbreviato Antonio Ascione, il pizzaiolo napoletano di 45 anni, accusato di aver ucciso con 5 coltellate l'ex moglie Maria Archetta Manella il 23 luglio dell'anno scorso a Musile di Piave. Il PM Raffaele Incardona aveva chiesto la condanna all'ergastolo, ma il giudice Massimo Vicinanza non ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Una pena inadeguata, così i familiari di Maria Arca, tra lo sconforto e lo sconcerto dello stesso avvocato di parte civile. Io ho sentito la sorella affidataria dei figli minori della vittima, è profondamente delusa e la cosa è comprensibilissima, perché al di là dei meccanismi processuali previsti per legge, resta il fatto che un omicidio perpetrato in modo così angoscioso, perché la povera vittima è stata aggredita alle spalle finché stava coricata in un letto a riposare, e con degli effetti così devastanti, perché si tratta di un omicidio che ha lasciato due minorenni sostanzialmente privi del padre e della madre, mi rendo conto che il risultato finale di 20 anni di reclusione, pur essendo il prodotto, ripeto, di un meccanismo processuale, perché la pena applicata in realtà è di 30, determina un risultato che stride con l'apprezzamento complessivo della gravità del fatto. Ascione, assistito dall'avvocato Giorgio Pietramala, era accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, futili motivi, vincolo di parentela e minorata difesa, oltre che di minacce, si è visto ridurre la pena di 10 anni come effetto legittimo del meccanismo processuale che è il rito abbreviato. Attenderemo il deposito delle motivazioni della decisione per capire le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di escludere le aggravanti che gli erano state contestate. Il giudice ha inoltre stabilito una provvisionale di 50.000 euro per ciascuno dei due figli della coppia, oltre a 30.000 euro per la mamma della vittima e 20.000 euro per ciascuno dei 5 tra fratelli e sorelle della vittima, ma la famiglia Manella ora intende impugnare la sentenza di oggi. Peraltro con il limite stabilito dalla legge, che è quello per il quale la parte civile non ha titolo per impugnare la sentenza se non agli effetti risarcitori.